love as if you were a child. Smile, no matter what they tell you. Buonasera a tutti, questa sera siamo in con un'intervista un po' particolare, in un posto di classe. Siamo qua dal Bissola Marina, dall'Associazione Arti in Campo, e abbiamo un repertorio femminile non indifferente, giustamente, è una bella panoramica da far vedere, peccato per le mascherine perché si potrebbero riconoscere meglio, ma le riconoscono lo stesso, dai. Abbiamo Eliana che è la presidente, poi Paola, Marta e Martina. Faremo una carrellata giusto per far conoscere la loro tipologia di arte. Ciao, piacere, ecco, ciao a tutti. Facci un attimino un'introduzione per farci capire dove siamo, prima di tutto, qua, cosa rappresentate, sì, cosa fate, un po' in generale. Bene, allora, noi siamo l'associazione Arti in Canto. Niente, ci occupiamo appunto di voce e canto a 360 gradi. E l'associazione esiste da un po' di anni ormai e siamo presenti sul territorio delle due Albissole da tanto tempo. Ci occupiamo anche di volontariato con le varie associazioni presenti sul territorio, sia con l'asilo del centro, sia con la casa di riposo, con le case di riposo, ma soprattutto appunto ci occupiamo di voce. E quindi ci sono dei laboratori, ci sono degli eventi che organizziamo. Adesso in questo preciso momento siamo in appoggio qui a Casa Rossello, ad Albissola Marina, con uno spazio dedicato appunto ai laboratori di voce. E io a questo punto presenterei anche le altre ragazze che sono qui sul palco con me, che sono Paola, Martina e Marta, che sono appunto tutte socie, ognuna con un ruolo differente. Marta è la direttrice artistica, Martina è la segretaria e anche lei presenta dei laboratori che si occupano proprio di voce attraverso l'utilizzo, la percezione corporea. E Paola è una nostra socia, cantante, alunna e collaboratrice, anche lei preziosissima. Ecco. Ciao, allora, domanda, da quanto è che fai parte di questa associazione? Come ci sei arrivata? Vabbè, io in realtà conosco Eliana da quando sono bambina, perché è stata la mia prima insegnante di canto, e poi ho intrapreso questo percorso a livello anche accademico, e sono tornata qua da poco e ovviamente ho subito ricontattato Eliana, ma non ci siamo mai perse ovviamente di vista, e collaboro da quest'anno con una pausa di 3 anni, perché sono stata via da Savona, e collaboro quest'anno attivamente, insegno anch'io canto all'interno dell'associazione e collaboro con tutti i laboratori che stiamo mettendo in pratica. Diciamo che quest'anno, come tutti sappiamo, è un anno particolare, quindi stiamo dedicando stiamo cercando di dedicare alla musica live, quindi alla musica suonata e cantata dal vivo, anche noi la nostra, diamo il nostro contributo, ecco, vogliamo continuare a darlo, ovviamente con i mezzi che possiamo utilizzare, quindi appunto con la nostra associazione stiamo cercando di mantenere degli appuntamenti fissi anche per ritrovarci, perché ovviamente le lezioni sono sempre solitarie, perché non si può fare altrimenti, quindi i gruppi sono ristrettissimi se ci sono, se no sono appunto lezioni singole, e per incontrarci l'unico modo è appunto utilizzare il mezzo della registrazione. Ovviamente è una registrazione live, quindi poi un po' di soddisfazione rimane, però appunto stiamo un po' progettando anche per la conclusione di quest'anno alcuni appuntamenti e alcuni, diciamo, progetti che possano essere comunque musica live, ecco. E niente, quindi questo, questo stiamo portando avanti, ecco. Bene, bene. Da che cosa ti è nato questa cosa, ecco, dentro, perché è chiaro che nasce, no? Ma diciamo, mi sono avvicinata, sarà 3-4
4 anni forse adesso all'associazione, cantando nel coro dell'associazione, e perché mi è sempre piaciuto cantare, pur non avendo mai fatto lezione di canto, insomma, quindi ho voluto introdurmi un po', diciamo, nell'ambiente, e poi piano piano mi sono convinta, diciamo, di fare lezioni individuali, perché per motivo, principalmente perché per motivo, non perché volevo finire su un palco e morire sul palco, come si suol dire, ma perché per esigenze lavorative mi ritrovo molto spesso a dover fare delle conferenze, e ho sempre avuto tantissime difficoltà proprio a livello di batticuore, diciamo, di emozione, quindi a gestire l'emozione, e quindi ho capito, facendo appunto queste lezioni già nel coro, che era un'ottima soluzione, diciamo, fra virgolette, insomma, un ottimo modo per riuscire a canalizzare un po' questa emozione che facevo fatica a gestire. Quindi, con tutta la pazienza di Eliana, e insomma, ci sono riuscita, faccio ancora fatica, però è stata un'ottima, diciamo, per me medicina, ecco, posso dire così, mi ha curato per tante cose questa avvicinarmi al canto, e prima di tutto per la postura, visto che parlavamo prima appunto di Martina, che si occupa anche, perché è una cosa molto importante appunto la postura. Io ho sofferto per anni di cervicale, e ho curato il mal di cervicale col canto, perché a forza di lavorare sulla postura, di farmi tirare i capelli, e quindi voglio dire, questa è stata la prima cosa. E poi la seconda cosa, veramente di riuscire a gestire queste emozioni, secondo me il canto è molto, serve tantissimo, molto, molto importante anche per questo. E questo video appunto è nato dall'esigenza anche nostra di riuscire a stare un po' insieme, perché ci manca tantissimo il fatto di non riuscire più a fare, insomma, le cose che facevamo una volta tutti, cioè salire su un palco, cantare, insomma, emozionarci, insomma, essere tutti insieme, insomma, condividere le nostre emozioni. E quindi questa idea appunto del video che ci ha proposto poi Eliana. Quindi il video è nato dal presidente? È nato dal presidente, però... O in generale? Gli ho proposto poi il discorso del linguaggio dei segni, no? Perché io lavoro nella scuola, e tutti questi ragazzi che si salutano sempre così, allora ho detto, perché no, diciamo, cercare di sfruttare il linguaggio dei segni proprio anche in questa occasione qua, no? Quindi così è nata, abbiamo fatto questa ricerca, diciamo, di segni, e il risultato in effetti è venuto, insomma, una cosa che ci ha soddisfatto, penso. Ah, no, molto bello, l'ho visto, ve l'ho detto prima, molto che sia bello, piaciuto. Insieme con il linguaggio dei segni è stato veramente particolare, a me ha toccato, io non l'avevo ancora visto, e devo essere sincero, ti prende. Sì. E se si segue, appunto, ti prende ancora di più, non soltanto per la musica. Grazie. Quando hai iniziato a cantare? Allora, la passione per il canto ce l'ho da quando sono piccolina, che cantavo le sigle dei cartoni animati in televisione, però mi sono avvicinata all'associazione nel 2012. Posso dire che Eliana sia stata la mia unica insegnante di canto, e ne sono veramente felice, perché oltre ad essere una grande insegnante proprio a livello tecnico, è anche una bellissima e piacevolissima persona a livello personale, quindi mi sono subito trovata strabene anche in quell'ambito lì. Poi con l'avanzare del tempo, con l'esperienza che si accumula, ho deciso anche di intraprendere, diciamo, un percorso anche un pochettino più lavorativo, chiamiamolo così. Infatti da quest'anno sono anche segretaria dell'associazione, e tengo un corso appunto di stretching per cantanti. Che consiste? Che consiste appunto, come accennava prima Eliana, e anche la Paola ovviamente, andare a sviluppare maggiormente la percezione del nostro corpo e la nostra postura sull'ambito, cioè per poi andare a migliorare anche l'ambito del canto, no? Quindi perché uno magari non ci pensa, ma nel canto si usano anche dei muscoli, no? Perché uno pensa, faccio palestra, uso i muscoli, ma non è in realtà così. Anche nel canto, che è un'arte che magari uno non pensa dove si possa usare anche l'attività fisica, c'è anche questo.
e niente, quindi grazie al mio bagaglio culturale, perché sono un'ex ballerina e sono sempre stata una grande sportiva, abbiamo deciso di mettere su questo corso. E per quanto riguarda il progetto specifico di Beautiful That Way, con l'aiuto appunto di Paola, che ci ha dato la possibilità di imparare questi segni molto belli, molto, molto veramente interessante, abbiamo messo su una parte, diciamo, tra virgolette, coreografica, no? Quindi assemblare tutto insieme la sequenza di segni e dare proprio un significato specifico alla canzone, no? Quindi anche portare un messaggio non solo per chi ascolta, ma anche per chi guarda e basta. Ecco, allora ritorniamo dalla presidente Eliana. Ecco, dici, se io voglio venire qua a imparare un qualche cosa, a parte che io oramai sono bello candato, ma pazienza, però una persona qualunque, dove ma non sei viene? Bello candato, non ti dicono queste cose. Sono bello candato, oramai se canto io, scappate tutti, vi cadono i capelli, lasciamo perdere, che è meglio, lasciamo perdere. Dove vi trovate? Le lezioni quando le fate? Dove avete una mail, un posto dove contattarvi? Dici. Allora, noi ci troviamo in questo momento, abbiamo una sede qui ad Albisola Marina in Via Italia, in appoggio a Casa Rossello. Normalmente siamo anche su Albisola Superiore, in questo momento relativo al Covid abbiamo dovuto sospendere l'attività perché gli spazi che avevamo sono dedicati ai bambini e quindi non potevamo più condividerli. Però appunto sicuramente ritorneremo anche su Albisola Superiore. Dov'è? Anche se adesso non si può, dov'è il posto? E con l'asilo del centro. L'asilo del centro. E poi, se qualcuno fosse interessato alle nostre attività, ci trova su Facebook come Associazione Arti Incanto. Può contattarci anche personalmente, tanto sicuramente molti che vedranno questa trasmissione, qualcuno qui presente lo conosce. E, la mail a cui scrivere è info.artincanto@libero.it. Per l'appunto abbiamo in previsione per domenica il lancio di un video suonato e cantato dal vivo, ovviamente con l'aiuto delle multitraccia, nel senso che non potendo fare musica d'assieme in questo momento. Certo. Stiamo cercando di fare tutto il possibile per mantenere comunque vivo la scintilla della musica live, della musica suonata, della musica vera, della voce vera, e una canzone dedicata a una grande autrice, una grande firma della musica internazionale che è Carole King, proprio per la festa delle donne, e la canzone è You Make Me Feel Like a Natural Woman. Io, Giorgio, lo sai che io come sono, devo fare questa domanda un po' diversa, e becco una a caso, Martina, ecco, la musica, il canto, è anche un'arte di seduzione, no? Perché no? Può anche essere un'arte di seduzione, assolutamente, dipende tutto dall'intento, dall'interpretazione che dai a un pezzo, ecco, questo è... Sta nell'occhio, cioè nell'orecchio più che altro di chi sente e nella voce di chi canta, credo io. È già stata utilizzata? Come arte di seduzione il canto? Sì, da te. Da me? Ma dipende sicuramente dal pezzo che uno va a interpretare. Questa poi, se si va nel privato... era lì la picca! Di suspense, vabbè, lasciamo, dai. Ok, ti sei salvata in corner, come direbbero i calciatori. Dai, ecco, adesso concludiamo in un modo un po' particolare, perché secondo me è una bella conclusione di questa bellissima intervista. On the morning rain, I used to feel.